Tra le salette home theater più riuscite di sempre, questo Topadio 2012 sarà ricordato da molti per la sala A al piano meno 1, realizzata da Audio Quality e Videocell, che hanno concentrato in pochissimi metri quadrati un proiettore Sony 4K, uno schermo Screen Excellence fonotrasparente da 4 metri di base in formato 21 noni, un sistema 7.2 canali MK Sound pilotato dal nuovo ampli Yamaha Vantage 3020 e la multimedia station Digifast con controllo dell'acustica ambientale. Com'è nata questa idea? Nata dalla volontà di proporre una soluzione di sala un cinema, non semplicemente di proporre dei prodotti, per dimostrare oggi, nel 2012, a livello di home cinema moderno, che cosa si può ottenere, quindi con uno schermo grande, con le tecnologie attuali, avvicinandoci allo schermo per riuscire a entrare nell'esperienza cinematografica in casa esattamente come se fossimo al cinema. Mm-hmm. Ma questo impianto sarà anche disponibile presso i vostri due punti vendita? Questo è in dimostrazione. Sicuramente stiamo attrezzando per fare la stessa cosa nei negozi. Fantastico. Quante persone sono entrate in questi 4 giorni? Nei primi 3 giorni circa 1 migliaio. Sì. Abbiamo fatto 20, 22, 23 dimostrazioni al giorno per una media dalle 15 alle 25 persone alla volta. C'è qualcuno che si è lamentato per l'ingorgo che si creava davanti alla... Sì, la segreteria è arrivata varie volte perché bloccavamo... Non è mai successo un blocco in 25 anni, non mi era mai capitato. Vabbè, diciamo che forse l'anno prossimo meritereste uno spazio più adeguato anche per contenere. Speriamo, anche perché abbiamo visto che insomma la gente magari si emoziona più di più a vedere una cosa del genere che ascoltare i soliti flauti tutto il giorno. Fantastico. Nulla togliendo i flauti. No, no, io mi sono messo a guardare spesso le facce della gente, è bellissimo, trovi quello che è così, quello che con gli occhi fa continuamente così, è bellissimo, per quello che è bellissimo vedere proprio, sì, l'emozione della gente a vedere una cosa del genere. Commenti? Il commento più bello in assoluto è stato: il nero è troppo nero e il bianco è troppo bianco. Questo è da segnare nell'albo dei commenti più particolari. C'è stato uno che ha detto: siete stati gli unici che mi hanno fatto, cioè il viaggio che ho fatto con la saletta che ho visto ne è valsa la pena fare un viaggio del genere, perché veniva da non so dove. Abbiamo tentato di emozionare. Che miseria. Ha detto una cosa del genere. Certo che due subwoofer MK Sound forse erano anche troppi in quella stanzina. Ma trattando l'acustica della stanza siamo riusciti a controllarli, sì, quindi sì, tutto sommato è andata molto bene. Prossimo anno 4.